Quindi è stato quello che poi mi ha dato il via a continuare a scrivere, a fare qualcosa, a mettere su una casa editrice, a fare tante cose. Ogni anno mi piace ritornare qua o per me o per qualche mio autore che ho presentato, che ha vinto il premio Agostini, quando è stato Micheletti, quando è stata la Migliorini, Ceccarelli che scrisse Sempre Avanti. C'è sempre l'occasione per venire una sera d'estate a Sassetta. Aldo Zelli è stato uno dei premiati che ha vinto il premio Agostini. Aldo Zelli viveva a Sassetta d'estate e ha scritto un libro intitolato Cronache della Staggetta, che è uno dei vincitori di questo premio. Un libro bellissimo di racconti, di novelle maremmane. E Aldo Zelli l'ho conosciuto scrivendo la sua biografia pochi anni dopo che è morto. Mi sono letto tutte le sue opere edite e inedite, quelle per ragazzi e quelle per adulti. Tra queste opere ce n'era una intitolata Le voci lontane, che secondo me è un'opera che lui ha lasciato incompiuta. C'erano anche tre finali, c'era questo manoscritto che sono le prime 30 pagine di questo libro, che non le ho scritte io, me le ha scritte lui. Dopo c'erano tre finali che lui diceva primo possibile finale, secondo possibile, terzo possibile. Io non li ho presi nessuno dei tre. Ho lasciato fino a pagina 30 dove si parla dell'adolescenza di Silvia, di questo potere di sentire le voci lontane e quindi di sentire le voci dei morti, le voci delle persone sofferenti. Ho lasciato il personaggio che ha inventato Aldo Zelli. Mi sembrava un personaggio così bello, così ben costruito. Forse io dopo ho rovinato tutto, non lo so. Però quello di Zelli era veramente un bel personaggio e che si prestava a creare un giallo ambientato nella città di Piombino, ispirato a un mistero, quello di Alessandro Appiani, che è un mistero della nostra storia. Perché è stato ucciso Alessandro Appiani? Perché tradiva la moglie? Perché la moglie invece aveva una tresca con lo spagnolo che reggeva la guarnigione? Perché aveva insidiato una ragazza piombinese? Perché era in viso alla popolazione? Era un principe cattivo? Non si sa. Ci sono un sacco di interpretazioni. Secondo me l'interpretazione più giusta della storia è quella che dà Mauro Carrara e Ivan Tognarini quando dicono che Alessandro Appiani è stato lui vittima di un attentato degli amici e soprattutto del principe, del gestore, del rappresentante degli spagnoli a Piombino, Don Felix de Aragona, che aveva una tresca con la moglie. Quindi furono la moglie Isabella e Don Felix ad assassinarlo, almeno i mandanti furono loro. Però nel libro viene preso a pretesto questa cosa per dire che c'è un fantasma in via di Malpertuto, se ci andate a Piombino, in via Garibaldi, dove c'è Garibaldi innamorato, il ristorante, andate un po' più avanti, trovate la croce dove c'è il punto ancora segnato dove Alessandro fu ucciso. I vecchi piombinesi raccontavano che questo, siccome era stato ucciso morto, di morte violenta, c'era un fantasma che si aggirava nelle notti di riveccio, il fantasma che ululava dalla casa. C'è una casa un poco più avanti, proprio nel vicolo di Via di Malpertuto, che pare la casa degli spiriti. Ci sono delle inferriate, delle grate, c'è un po' un'atmosfera da horror. Ecco, partendo da questo, il romanzo non è un romanzo horror, assolutamente. Ho preso lo spunto di mettere nel lettore il dubbio che ci sia una possibilità paranormale, una possibilità fantastica alla chiusura del romanzo. Non si sa, c'è, non c'è, questo lo vedrà il lettore, chi leggerà il libro, però il mistero ve lo svela il film, quindi ve lo potrei svelare anche io ora, ma no, perché vi sciupo la visione del Poi è film. diverso. E Stefano, che parlerà dopo di me, che ha fatto? Ha fatto un bel lavoro perché ha preso i personaggi, che i miei personaggi erano adulti. Silvia, l'insegnante, ha un fidanzato, uno che vorrebbe essere fidanzato, ma lei non si sa fino in fondo se starà con lui oppure no. Lui li ha adolescentizzati, cioè ha fatto un film adolescenziale, un adolescent movie giallo, una commedia gialla, ben strutturata, con dei bei colpi di scena, con della bella suspense, lasciando identico il mio romanzo. Io proprio ce l'ho ritrovato, passo dopo passo. La storia è quella. Quella scritta ovviamente la letteratura, la narrativa c'ha altre regole, le cose vengono descritte e non mostrate, però nella sua sceneggiatura ci si ritrova quella che era l'idea di Aldo Zelli e quella che poi è l'idea che io ho portato avanti. Ovviamente la moglie di Aldo Zelli mi ha dato il permesso di pubblicarlo perché
gli è piaciuto l'idea che ho avuto, poi un modo per ricordare un grande scrittore scomparso, ecco. Era un libro che non avrei mai pubblicato se Stefano non avesse fatto il film, è nato in questo caso prima il film, poi il libro, io gli detti questo soggetto, a lui piacque per il film, dopo mi è venuta l'idea di pubblicare anche il libro, anche se in tiratura limitata, ma in realtà poi qui dentro ci sono dei pezzi di libro che forse lei l'avrebbe visti, ho usato poi per altri libri, quindi, ma non è che ho copiato me stesso, è che questo l'avevo scritto prima, e poi era messo da una parte dicendo questo tanto non lo pubblicherò mai, usiamo delle parti, e chi leggerà anche il libro scritto dopo ci ritrova dei pezzi che io ho pubblicato, anche in questo, mal di poco comunque.